Napoli non aveva subito neanche un furto e non si aspettava certo di essere bersagliato dai ladri proprio ad Arezzo. È l'amara realtà che ha scoperto Francesco, il giovane barista del caffè di via Signorelli. Ha deciso di rinunciare alle slot machine dopo l'ennesimo furto nottetempo con numerosi danni alle porte d'ingresso del suo locale. E l'hanno fatto un'altra volta dopo una settimana. Anche il gestore delle macchinette non ci credeva a questa cosa, pensavo che è una cosa messa d'accordo. Siccome che io vengo da giù per farmi un futuro migliore, vengo qui e subisco sti furti che manco io mi immaginavo tutte queste cose. Vengo qui per farmi un futuro meglio, vengo qui e mi rubano sempre, non lo so come mai. Il degrado che c'è fuori, delle bottiglie, della sporchizia che c'è a terra, cioè non c'è controlli. Cioè è una cosa che è una cosa invivibile, da un paio di anni a questa parte non si capisce più niente, non lo so come mai. E lei quando chiude poi la mattina ritorna trova questa situazione? Sempre questa paura della sera quando vado a letto, che la mattina quando vengo faccio piano piano per entrare per vedere se la serranda è chiusa. Stamattina l'ho trovata un'altra volta aperta, quindi io ho fatto portare anche via le macchinette perché non ne posso più di avere queste lamentele, anche per il bar, insomma, che la gente che vede queste cose, insomma, è un attimino brutto. Quanti danni ha subito? Più di 5.000 euro di danni. È roba, tantissima roba che io si va a malapena a fine mese, avendo un danno così, a un ragazzo lo mettiamo in ginocchio, capito? Nessuno ha sentito niente, hanno fatto anche sopra, di carabinieri ha fatto delle indagini fuori, ma nessuno ha sentito e nessuno ha visto niente. Non lo so come mai.